Buonasera a tutti e bentornati sul canale Blue Voice Live. Vi ricordo che qualora voleste vedere il video e l'intero testo, La filosofia della libertà, senza interruzioni pubblicitarie, basta cliccare sul pulsante Abbonati. Procediamo oggi con il capitolo La conoscenza del mondo, che per comodità ho diviso in tre parti. Bene. Dalle considerazioni precedenti risulta l'impossibilità di raggiungere, attraverso l'esame del contenuto della nostra osservazione, la dimostrazione che le nostre percezioni sono rappresentazioni. Tale dimostrazione deve essere raggiunta mostrando che se il processo della percezione avviene nel modo in cui ce lo rappresentiamo, secondo gli assunti del realismo primitivo riguardo la costituzione psicologica e fisiologica dell'individuo, non abbiamo a che fare con cose in sé, ma soltanto con le nostre rappresentazioni delle cose. Ora, se il realismo primitivo, logicamente svolto, conduce a risultati che sono in diretto contrasto coi suoi presupposti, bisogna dire che questi presupposti sono inadatti a servire di base ad una concezione del mondo e devono essere abbandonati. In ogni caso, non è permesso abbandonare i presupposti e conservare le deduzioni, come fa l'idealista critico, ponendo a base della sua tesi il ragionamento esposto, che il mondo sia una nostra rappresentazione. Qui Steiner si riferisce ad Edward von Hartmann nel libro Il problema fondamentale della teoria della conoscenza, nel quale dà un'ampia spiegazione proprio di tale processo dimostrativo. Ebbene, una cosa è la giustezza dell'idealismo critico e un'altra è la forza persuasiva dei suoi argomenti. Per quanto si riferisce alla prima, quindi alla giustezza dell'idealismo, vedremo più tardi che cosa pensarne in rapporto alla nostra tradizione. Ma in merito alla seconda, ossia la forza persuasiva dei suoi argomenti, dobbiamo riconoscere fin d'ora che essa è uguale a zero. Quando si fabbrica una casa e il peso del primo piano fa cadere il pian terreno, precipita insieme anche il primo piano. Il realismo primitivo e l'idealismo critico si comportano proprio come tale pian terreno rispetto al primo piano. Per chi è dell'opinione che tutto il mondo percepito sia solo una rappresentazione, cioè sia l'effetto sulla sua anima di cose a me sconosciute, sulla mia anima di cose a me sconosciute, il problema della conoscenza si concentra evidentemente non nelle rappresentazioni esistenti soltanto nell'anima, ma bensì nelle cose situate al di là della nostra coscienza e indipendenti da noi. Egli domanda: quanto possiamo indirettamente conoscere di quest'ultime, dato che non sono direttamente accessibili alla nostra osservazione? Chi si colloca da questo punto di vista si preoccupa non del legame interiore tra le sue percezioni coscienti, ma delle loro cause, non più coscienti, che hanno un'esistenza indipendente da lui, mentre, secondo il suo modo di vedere, le percezioni scompaiono appena egli distoglie i propri sensi dalle cose. La nostra coscienza, da questo punto di vista, funziona proprio come uno specchio, nel quale le immagini di determinati oggetti scompaiono nel momento in cui la superficie riflettente non è rivolta verso di essi. Ma chi non vede le cose in sé?
bensì soltanto le loro immagini riflesse, deve dedurre indirettamente dal comportamento di queste ultime le proprietà delle prime. In questa posizione sta la scienza naturale moderna, la quale adopera le percezioni solo come ultimo mezzo per arrivare a comprendere i processi della materia che stanno dietro le percezioni e che sono i soli veri. Se il filosofo, come idealista critico, può ammettere un'esistenza in generale, il suo sforzo conoscitivo non può che tendere, per mezzo dell'utilizzazione indiretta delle rappresentazioni, verso questa esistenza. Il suo interesse salta al di là del mondo soggettivo delle rappresentazioni e si getta su ciò che dà origine a tali rappresentazioni. L'idealista critico, però, può arrivare anche a dire: io rimango chiuso nel mio mondo di rappresentazioni e non posso uscire da esso. Se penso una cosa dietro le mie rappresentazioni, anche questo pensiero non è altro che una mia rappresentazione. Un tale idealista o negherà allora completamente la cosa in sé, o perlomeno spiegherà che per noi uomini essa non ha alcuna importanza, vale a dire che è come se non ci fosse, poiché non ne possiamo sapere nulla. Ad un idealista critico di questa specie, l'universo appare come un sogno, di fronte al quale sarebbe semplicemente assurdo ogni tentativo di conoscenza. Non possono esserci per lui che due generi di uomini: gli ingenui, che ritengono cose reali i fantasmi dei propri sogni, e i saggi, che vedono la nullità di questo mondo sognato e che devono quindi via via perdere ogni voglia di curarsene. Da questo punto di vista, anche la propria personalità diviene una mera immagine di sogno. Proprio come nel sonno, tra le immagini del sogno appare anche l'immagine nostra. Così, nella coscienza di veglia, la rappresentazione del proprio io si aggiunge alla rappresentazione del mondo esterno. Quindi non abbiamo nella coscienza il nostro vero io, ma solo la nostra rappresentazione dell'io. Chi nega che vi siano delle cose, o perlomeno che noi possiamo sapere qualcosa di esse, deve negare l'esistenza, o perlomeno la conoscenza anche della propria personalità. L'idealista critico giunge allora ad affermare: tutta la realtà si trasforma in un meraviglioso sogno, senza una vita di cui si sogni e senza uno spirito che sogni, in un sogno che in sogno dipende da se stesso. Questo è Fichte, né la destinazione umana. Per colui che crede di riconoscere la vita immediata come un sogno, sia che non supponga nient'altro dietro a questo sogno, sia che riferisca le sue rappresentazioni a cose reali, la vita stessa deve perdere ogni interesse scientifico. Mentre, però, per colui che crede esaurito col sogno tutto quanto, è a noi accessibile ogni scienza, e a noi accessibile ogni scienza è una chimera. Per chi invece si crede autorizzato a trarre conclusioni sulle cose in base alle rappresentazioni, la scienza consiste proprio nella ricerca di queste cose in sé. La prima concezione può essere indicata col nome di illusionismo assoluto. La seconda è chiamata, dal suo più conseguente sostenitore, che è Eduard von Hartmann, realismo trascendentale. Ebbene, entrambe queste concezioni hanno in comune col realismo primitivo il fatto che cercano di prendere piede nel mondo attraverso l'analisi
delle percezioni. Ma entro questo campo non possono trovare in nessun luogo un punto d'appoggio. Una delle questioni principali per il seguace del realismo trascendentale dovrebbe essere questa: come fa l'io a creare, traendolo da se stesso, il mondo delle rappresentazioni? Un tentativo serio di conoscenza si può interessare ad un mondo a noi dato di rappresentazioni, che scompare appena chiudiamo i nostri sensi al mondo esterno, solo in quanto tale mondo di rappresentazioni è un mezzo per indagare indirettamente il mondo dell'io per sé esistente. Se le cose nella nostra esperienza fossero rappresentazioni, allora la nostra vita quotidiana assomiglierebbe ad un sogno e la conoscenza del reale stato di fatto, al risveglio. Anche le nostre immagini di sogno ci interessano solamente per il tempo in cui sogniamo. E di conseguenza non scorgiamo la loro natura di sogno. Al momento del risveglio non ci interessiamo più al nesso interno fra le nostre immagini di sogno, ma ai processi fisici, fisiologici, psicologici che ne stanno alla base. Altrettanto poco il filosofo che ritiene il mondo una sua rappresentazione può interessarsi al nesso interno tra i singoli particolari del mondo. Nel caso egli ammetta l'esistenza di un io, non si domanderà come una delle proprie rappresentazioni si connetta con un'altra, ma che cosa avvenga nell'anima, che è da lui indipendente, mentre la sua coscienza contiene una determinata serie di rappresentazioni. Quando io sogno di bere del vino che mi produce bruciore in gola e poi mi sveglio con lo stimolo di tossire, al momento del risveglio l'azione del sogno cessa di avere interesse per me. La mia attenzione resta rivolta solo ai processi fisiologici e psicologici attraverso i quali lo stimolo a tossire si esprime simbolicamente nel sogno. Ecco, in maniera analoga, il filosofo che è persuaso della natura rappresentativa del mondo deve saltare subito da questo all'anima reale che vi sta dietro. Peggio si sta certamente nel caso dell'illusionismo, che nega completamente dietro le rappresentazioni l'io in sé, o perlomeno lo ritiene inconoscibile. Ad una simile idea può facilmente condurre l'osservazione che se di fronte al sogno c'è lo stato di veglia, nel quale abbiamo occasione di accorgerci dei sogni e di riferirli a rapporti reali, noi invece non abbiamo nessuno stato che stia in analogo rapporto con la vita cosciente di veglia. Ma chi segue questo modo di pensare non vede che di fatto vi è qualcosa che si comporta, rispetto al puro percepire, come lo sperimentare allo stato di veglia si comporta rispetto al sognare. E questo qualcosa cos'è? È il pensare. All'uomo ingenuo non si può imputare il difetto di perspicacia cui qui si accenna. Egli si abbandona alla vita e ritiene che le cose esistono realmente così come si presentano alla sua esperienza. Il primo passo da muovere per superare questo punto di vista può però solo consistere nella domanda: come si comporta il pensare rispetto alla percezione? È indifferente che dopo la mia rappresentazione la percezione continui a sussistere oppure no nella forma a me data. Ciò
Se voglio asserire qualche cosa a suo riguardo, ciò non può accadere soltanto con l'aiuto del pensare. Quando dico il mondo è una mia rappresentazione, esprimo il risultato di un processo di pensiero. E se il mio pensare non è applicabile al mondo, questo risultato è un errore. Fra la percezione e qualsiasi asserzione riguardo alla medesima, pertanto, si frappone il pensare.